con la redazione ci abbiamo lavorato parecchio, abbiamo discusso, abbiamo ragionato, perché poi bisogna sempre avere un rapporto fra i propri desideri e quello che uno è davvero, le forze che ha per realizzarli. Il tentativo è questo, di fare un settimanale di forte denuncia di tutta la corruzione, di tutto lo spreco di denaro pubblico, di tutti i sacchi delle tante città che avvengono in questo nostro paese. Perché dietro questo spreco di denaro pubblico, la voracità dei potenti che non si sazia mai, ci sono le condizioni di vita della gente, per cui non ci sono mai abbastanza soldi per le pensioni o per l'aumento dei salari, però ce ne sono soldi a dismisura per poi sprecarli ed altro. Abbiamo cominciato con un caso che io considero emblematico di quello che avviene, che è Catania. Perché emblematico? Perché la Sicilia ha uno statuto autonomo che per alcuni versi, anche se abbastanza diverso, non so, per alcuni versi prefigura il federalismo fiscale. Beh, in questa Sicilia dove c'è questo federalismo fiscale che secondo la Lega, secondo tutti gli esponenti delle destre più reazionarie che ci sono in questo paese, purtroppo anche secondo alcuni esponenti ultramoderati del Partito Democratico, dovrebbe, come dire, rendere efficiente e pulito questo nostro paese. Vediamo che è successo a Catania. E quindi abbiamo fatto una lunga inchiesta su Catania. Il titolo in prima è Il sacco di Catania, all'interno l'abbiamo titolato, proprio per le ragioni che dicevo prima, Federalismo Lombardo. Lombardo perché il vero potente, il capo di tutti questi interessi torbidi che ci sono su Catania, che l'hanno messa sul lastrico, è Raffaele Lombardo, il potentissimo leader del Movimento per l'Autonomia. E qui hanno lavorato benissimo due ragazzi giovani ma straordinari, Antonio Pignatiello e Sara Picardo. Hanno messo i nomi, nomi e cognomi, hanno messo le date, hanno parlato delle occasioni dove si è realizzato il fattaccio, dov'è che hanno svuotato Catania di ogni disponibilità per diventare una città vera, perché hanno fatto di Catania, che un tempo veniva chiamata la Milano del Nord, l'hanno ridotta una città orrenda, piena di rifiuti, senza più vita sociale, eccetera. In questa occasione, poi, essendoci stata la grande manifestazione dell'11 ottobre, un orgoglio straordinario per noi comunisti, perché quella piazza lì andava proprio, ti dava la sensazione proprio palpabile, la vedevi, la toccavi proprio, di questa voglia dei comunisti di non essere ridotti a, com'è che l'hanno chiamati, a indicibili. I comunisti in questo paese hanno fatto le più importanti conquiste dei lavoratori, le più importanti passano dalla storia del Partito Comunista Italiano. Non mi riferisco quindi solo alla Resistenza, dove pure il peso dei comunisti è stato 10.000 volte più grande degli altri, ma insomma hanno fatto di questo paese un paese democratico. Quindi nella pagina 2 e 3 abbiamo fatto un album fotografico di quella manifestazione, di queste bandiere comuniste che alcune appartenenti a noi, altre appartenenti alla Rifondazione Comunista, però si intrecciavano, e di un popolo che ci chiedeva di fare un unico partito comunista per contare di più in questo paese, per non disperdere le forze, perché l'avversario di classe è tremendo e quindi bisogna essere adeguati a rispondere. Ma ci sono altre cose di cui, insomma, consentitemi di dire che vado orgogliosa. Questo giornalino che fanno i ragazzi della FIGC e che è delizioso, fatto proprio benissimo. Questo si chiama Al via le primarie della precarietà. Però se, insomma, prendete questo giornale in mano, sfogliatelo, leggete i pezzi, perché sono proprio bravi, bravi, se lo fanno loro, se lo scrivono tutto loro. Poi vengono qui i nostri grafici, Gabriele e Sara, straordinari, lo impaginano. Poi abbiamo fatto un pezzo per cercare di capire un po' meglio quello che sta succedendo nella finanza italiana, anzi, quello che hanno combinato gli avventurieri della finanza mondiale, creando una crisi spaventosa, condotta al grido del via avanti con neoliberismo, eccetera.
Questo è un articolo importante fatto da un nostro collaboratore che ci capisce molto, e il primo è: c'era una volta Unicredit. Poi vabbè, qui i compagni mi hanno fatto una straordinaria sorpresa, i compagni e le compagne della redazione, e vabbè, insomma, hanno descritto come è andata la nostra prima riunione di redazione, ci sono tutte le foto, e insomma, affettuosissimi. Poi un'ultima segnalazione, se posso fare. Questo colonnino qui in corsivo si chiama Mambro difesa dai colombi. Colombi tra virgolette, perché? Perché il suo autore, Fabio Giovannini, che è il vice direttore del giornale, ha attaccato diretto, senza diplomatismi, senza andarci con la spedina, insomma, proprio diretto, due articoli usciti, uno di Fulvio Colombo, sull'Unità, credo, e l'altro di Andrea Colombo, uscito sulla Vanta. Beh, non si può fare oltraggio alla storia, alle cose che sono avvenute. Mambro e Fioravanti sono gli autori di stragi, che hanno anche confessato. Hanno ammazzato povera gente inerme, hanno ammazzato padri, madri di famiglia, giovani, ragazzi. È intollerabile questo atteggiamento un po' salottiero, un po' spocchioso della sinistra, di una certa sinistra della quale noi non facciamo parte, che tenta comunque di trovare delle giustificazioni a qualcosa che si può solo condannare. Leggetelo, perché è una bella cosa, secondo me. Poi ce ne sono altre. Pier Giorgio Di Freddi è diventato il nostro collaboratore, la prima cosa che ha fatto, ha scritto naturalmente da par suo un decalogo laico, in questo paese dove la laicità ormai è ridotta a peccato mortale, e poi altre cose, i libri, le polemiche, per esempio rispetto a Gramsci, che si sarebbe suicidato. Insomma, noi, la redazione, Fabio Giovannini, che è vice direttore, Raffaella Angelino, che è una straordinaria caporedattrice, ma tutta la redazione, non posso nominare tutti i nomi, ma sono proprio bravi, vogliamo fare una cosa di lotta politica. Non possiamo stare sull'attualità, siamo un settimanale, però ci scegliamo le nostre battaglie, laddove più si distruggono i diritti dei lavoratori, dove più si sprecano i soldi dello Stato, dove più c'è corruzione e malavita. E quelle cose le vogliamo nominare per coraggio, chiamarle per nome e per cognome, e siamo tutti decisissimi a farlo. Io spero che ce la faremo. Mi permettete un'ultima cosa? Insomma, sulla comunicazione stiamo facendo una bella squadra, io credo. Oltre al tradizionale, settimanale, al quotidiano online che funziona e benissimo, abbiamo questa web TV. Io so quello che sta facendo Jacopo, Paola, voi ragazzi che riprendete, quanto ci state lavorando, state facendo una bella cosa, proprio bella. I compagni entrano, la guardano, si divertono, si vedono i loro dirigenti, vedono se stessi alla manifestazione. Forza compagni, che ce la facciamo, in bocca al lupo.